Amici, è giunto il momento, se il gioco carica, cosa che non dai per scontato. Andiamo. Questa sì Sì, sono partita. dovuto uscire dal gioco, quindi. 5-10, ci siamo. Eliminazione e nuova gara. Mi raccomando, portate l'auto più veloce. Vai. Mi hai fatto evadere? Dopo avermi rovinato la festa nel Midwest? Troy, siamo pari allora? Nemmeno lontanamente. Ah, tanto va in galera di nuovo alla fine del gioco. È un circuito veloce, ma attento ai tornanti. Frena tardi e a fondo. Vai! Va bene. Attento ai tornanti, vogliono. Credo siano questi. Ok, io odio questa parte di gioco. Che io faccio cagare. Faccio cagare queste cose, Cristo. Sono veramente un handicappato. Circuito veloce, ma attento ai tornanti. Frena tardi e a fondo. Vai! Vuol dire poi frena tardi? Non credo questo. Non credo voglia dire questo. Madonna, sono tepegivi poi. Sarà la parte più complicata del gioco. Più complicata della neve, più complicata di tutto. La nostra avventura con The Crew finisce qui, amici. Io oggettivamente non sono più in grado di proseguire. Mi sembra abbastanza chiaro. A meno che tutti non inchiodino. Io non l'ho completato ormai. Ok. Sì, mi ostino a schiacciare il... Questo. Ok. Dai. Non è che devo vincere. Ma attento ai tornanti. Frena tardi e a fondo. Vai! Qualcuno mi salvi da queste piste. Non posso lasciare il mio account a un altro più bravo di me nel gioco di guida e dirgli ok, fammi questa parte di gioco. Poi riprendo lui. Io non ce la farò mai. Vabbè, ma questa parte è un incubo. È letteralmente un incubo. Oh buon Dio. Vabbè, no.
Allora che devo vincere poi. Ma che poi devo vincere. Cioè, capito, bastasse un arriva secondo o un arriva, ti direi va bene. Ma devo vincere. Controlli che non sbaglia un colpo. Quel pezzo di pista lì che è follia. Qualcuno si è schiantato. Vabbè, ho capito, ma se... No, qui mi hanno schiantato. Cazzo, volete che... Cos'altro potevo fare io? Dai. No, ma la Elisa non la recuperiamo mai. Non la recupereremo mai. Ma è dall'altra parte della pista, cioè a meno che lei non si schianti. E non sembra in vena. Ma poi ogni tanto accade una cosa come questa. Poi io non faccio niente di diverso dal solito. Gesù. No, ma la dovevo rifare 30 volte. Non c'è verso. Ultimo giro. Non c'è proprio verso. E... chiamato gli spiriti. Va bene. Ultimo tratto. Va bene, ma per forza. Guarda che ripeto, non ce la farò mai, eh. È un circuito veloce, ma attento ai tornanti. Frena tardi e a fondo. Vai! Cioè, tu guarda quanto cazzo vanno veloci quei due lì davanti. Di quella puttana, oh. Ok, con quel pezzo lì, oh, si sono schiantati. Bene. Bene. Molto bene. Vediamo di prenderlo. Ora la vedo un minimo più plausibile. No, no, assolutamente no.
Vabbè, cioè, Cristo. Ogni so. Non la sopporto più. Ridatemi la neve, per l'amor di Dio. Non pensavo di dirlo mai, ma ridatemi la fottuta neve. Bella. Sì, ma non lo prenderò mai. Non lo prenderò veramente mai. Ma lo dice a Decidere. prescindere, Ho chiamato gli sbirri. Saluti. ok. Sì, ma se lui non si schianta lì. No, ma mi schianto io. Lui arriva e noi lo dobbiamo rifare, guarda. Me lo sento. No, ho sbagliato tasto. Dai. Gesù. Ci vorrà un'eternità. Dai, via dai coglioni. Ok. Quello di questa macchina che cazzo prendono la micro. Fanno un micro saltello e Cristo Dio volano. Oltre al fatto che non curvano, quando glielo dico. Cioè guarda. La malapena ha sfiorato è il coso. No, Gesù santo Dio. Sta gara di merda. Non ne posso più. Non ne posso veramente, veramente più. No, ma guarda, Cristo. No, niente, oh. È incontrollabile, incontrollabile. Una curva, poi due,
un minimo di rettilineo. E poi fai il cazzo che vuole, bene. Vai. Sì, ma il problema è che ci arriverò lì. Il fatto è che questo pezzo è disgustosamente difficile. E arriverai primo il problema. Dai. Qui davvero io vorrei capire che cazzo vuol dire frena tardi, eh. Però io devo sperare che uno di quei due si schianti e una cosa non succede. Però mi schianto io, guarda! Cioè, dimmi tu se è pensabile una cosa del genere. No, no, non so seriamente come cazzo fallo, io sono qui da 17 minuti e non la vincevo nemmeno stavolta. Non gliela farò mai. Non ce la farò veramente mai, eh. Per eccellere. Ho chiamato gli sbirri. Saluti! Dai. Spero che la signora Elisa si schianti lì. Il Bondori si è schiantato. Lei sta andando a vincere. Guarda. Ed eccolo lì. Non so seriamente come cazzo fare. Non so davvero come cazzo fanno. Perché... guardate che quanto cazzo sono vicino allo schermo. Va bene. No, pessima mossa che... ok. Poi le coglioni. Ah no, certo. Ok. Dai. Dai. Non è così distante lui. Su. 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 Era qui.
Buono. Buono. Continua così. Molto buono. Ultimo giro. Sto zitto per tutto il tempo. Sto letteralmente zitto per tutto il tempo. Venti fottuti minuti di gara. Vaffanculo, vaffanculo. Troy credo sia scappato. Brutta storia. 5-10. Se sentite questa chiamata, siete stati eliminati dalla face-off. Non siete bravi, non lo sarete mai. E guardarvi mi dà la nausea! No! Sto scherzando! Ottimo. Siete tra i 20. Siete in finale. Un grazie speciale al fratello che ha fatto evadere Troy dall'autobus della prigione. È proprio gente di questo tipo che cerco. Alla prossima resterete in 5. Tra poche gare incoronerò il principe. Dateci dentro. Non ce n'è una che mi dia... Non ce n'è una facile. Grande. Ah, sono tutte lì poi, tra l'altro. Allora, facciamo così. Ok. Facciamo un bel viaggio rapido. Ok. Volevo leggere un messaggio. Vedere almeno che messaggio è. Ok, non puoi iniziare l'inseguimento perché stai svolgendo un'altra attività. Non stavo svolgendo nessuna attività, però va bene. Ma dove? Sono un incubo per me questa gara. Sono veramente un incubo. Completamente diversa da tutte le altre. Devastanti per i testicoli. Vanno fatte, già non troppo, poi il gioco finisce, quindi cerchiamo di farlo finire il prima possibile, perché così almeno evito di impazzire con queste gare di merda. Sarebbe molto carino, ecco. Sarebbe decisamente carino. Bene. Vai. Mentite, 5-10. Un nostro aereo del Nevada ha dovuto sganciare il carico nella Napa Valley. Sapete, queste cose danneggiano gli affari. Se volete assicurarvi un posto per la prossima fase, recuperatelo.
Adesso. Pare tu sia il primo. Vai presto, è davvero troppo aperto. Sta attento, potrebbero esserci sbirri, serpenti, di tutto. Non ti piace proprio la natura, eh? Va subito le casse, sei troppo allo scoperto, non mi piace. Ma mi chiamo che se mi devo mettere a prendere le casse con la polizia che mi segue è finita, eh. Ok. Qui sono sempre uguali le casse, non importa chi mi sta dicendo di raccoglierle, sono tutte uguali. Sempre delle tristissime casse rosse. Va bene. No, ne ho lasciata una di su, vabbè, fanculo. Dai. Muoviamo il culo. Minimo almeno. Ok. Quante cazzo me ne mancano ancora? Dai. 2 minuti rimasti, sì, ma... Quella l'ho presa con lo specchietto. Ok. Quante sono qui da prendere? Un po'. Ok. Vabbè, vaffanculo, dai. Ti prego. Benissimo, l'ho presa. Non ho fatto un cazzo dei tempi e tutto. Dai. Cioè, perché se corro non le prenderò mai. Quindi... Cristo, me ne mancano 20. E sono tutte... Ah, ma sono qui su anche. Che cazzo da... Ok. Va bene. Vaffanculo. Anche ora, vai. Benissimo. Cavolo. Che c'è? Hanno preso qualcuno. Brutte notizie per chiunque fosse, ma ottime per te. Uno in meno di cui preoccuparsi. Bene. Facciamo questo, aspetta, no, ce n'è una qui nelle vicinanze, sì. Poi faccio fare un viaggio rapido. Tanto vale. Ah, minchia, ho anche risparmiato metà strada. No. Ok, siamo di nuovo in strada. Il momento di quella da... Ma dobbiamo uscire dalla strada. Dove mi sta facendo passare?
Boh, vabbè. Ci facciamo tutto con la raid, non è un problema. Ma io sto qua pensando all'incubo che è stata la gara di prima. Non riesco a pensare a nient'altro. No, non devi dirmelo così, Zoe. Non devi dirmelo così. A parte che... Dove sto andando? Dove... Dove mi sto dirigendo? Non credo che questa cosa sia approvata dalle leggi della fisica. No, no. Così. Ho fatto 3 chilometri così nella foresta. Da un lato vorrei provare a metterlo prima persona. Vediamo un po' com'è. Per questi i momenti. Ma vi dirò. Forse non è il massimo, ecco. Forse non è il massimo. Però... Alex... Madonna, è terrificante. È veramente terrificante. Cosa abbiamo? Però è un off-road. È un off-road. Minchia, io... Fammi fare uno di questi allora. Garage itinerante, vai. Prova traiettoria, dai. È che il loot è come quello di Destiny, a caso. Quindi anche volendo... Cioè, come abbiamo visto, vedendo i risultati da bronzo, ho ricevuto robe molto più buone, quindi... È un mistero. Ok. No, merda. Mi sono lasciato un po' prendere dal... Quant'è? Vabbè, minchia, dai, siamo lì. Possiamo fare, abbiamo.